Fronte. Retro. Altro profilo. Direi che è un'ottima inquadratura. Ti Come mi presenti, quindi? presento con... Sei la mia ragazza. Vi presento la mia ragazza. Devo concentrare. Ciao a tutti, E ragazzi. bravo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi, come potete vedere, non sono da solo, ma c'è una bella presenza qui con me. Ciao, sono Claudia, Sarebbe? la sua fidanzata. Bravissima, ok. È pronta, La so. è carica. Allora, oggi facciamo un video perché, tipo, si stava decidendo su cosa fare. E come primo video abbiamo deciso collettivamente di fare un test praticamente su di me. Su quanto ne so io della Fiorentina, non vi dirò che squadra ti fa lei, ma non ti fa Fiorentina assolutamente, quindi vabbè, lo scoprirete poi magari più avanti. E magari si farà lo stesso delle domande anche con lei, Con la mia giusto? squadra. Sì. Esatto, vedo la tua squadra del cuore. Ok, vai. Allora, vabbè, iniziamo? Vai, Iniziamo. aspetta, mi Vai. metto tipo così a guardarti. Ok, allora. Number one. In che stagione calcistica la Fiorentina ha vinto il suo primo scudetto? Ci sono quattro opzioni. 1945-46, 1958-59, 1968-69, 1955-56. Il primo di tutti? Primo, Sì. ok. Il primo nel 55-56 potrebbe essere? Lo sapremo It can be? più avanti. Ma come? Non me lo dice. Non glielo dice il telefono. Domanda 2. Vai, domanda 2, vai. Allora, chi indossava la fascia da capitano nella stagione sportiva 2000-2001 che incoronò la Fiorentina vincitrice della Coppa Italia? Riccardo Montolivo, Rui Costa, Gabriel Batistuta, Angelo Di Livio. Qui c'è da sparare degli sfondoni, ragazzi. Allora, Montolivo, per forza di cose no. Rui Costa, Sarebbe stata la mia prima opzione. Batistuta Credo proprio di no. e Di Livio. Nemmeno. Io credo Rui Costa. E andiamo su Rui Costa. Come minimo questo è uno sfondone incredibile, ma tanto tutte le domande, c'è il risultato alla Alla fine. fine, quindi Quindi eventualmente si rifà il potete video. picchiarmi. Vai. Domanda 3. Domanda 3, vai. Nella stagione calcistica 1999-2000, quale giocatore della Fiorentina segnò uno splendido gol di rovesciata nella fase a gironi della Champions League contro il Barcellona? Lo so di già, ragazzi, questa la so, sono pronto. Gabriel Batistuta, Ah no, Gianpaolo Pazzini, nemmeno. Enrico Chiesa, E nemmeno. Mauro Bresso. Grande Bressan, non Ah, beh, Bressan. sorry. Tifo un'altra squadra. Non è conoscitrice neanche del gol più bello della storia del calcio. 4. Domanda 4, vai. Quale calciatore detiene il numero di presenze con la maglia della Viola? Sebastien Frey. Sebastian Frey. Ok. Sebastien Frey. Manuel Pascual. Sì. Carlos Dunga. Dunga, Dunga. Dunga. Giancarlo Antonioni. C'è più presenze di tutti? Oh. Non lo so. Aspetta, sono indeciso tra il capitano Pasquale. Ripeto, Frey, Pasqual, Dunga Dunga e Antonioni. Allora, io Frey lo escluderei. Dunga pure. Sarei tra Pasquale e Antonioni, ma io credo Pasquale perché cazzo è stato 9 anni alla Fiorentina, ragazzi, dai. Quale allenatore era la guida tecnica della Fiorentina nella stagione 2000-2001, portando la società viola alla vittoria della Coppa Italia? Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella, Cesare Prandelli. Allora, sono indeciso tra Ranieri, primo che l'era, migliore, Mancini, Mancini. Ranieri, Montella, Prandelli. Io credo Mancini. Sono quasi convinto Mancini. Sto dicendo una cazzata assolutamente di sicuro. Io non la so. Allora, la storia della Fiorentina, ok. Ma fino a un certo punto, perché io in generale in storia sono ignorante. Eh Poverino. sì. Ah, domanda numero 6. Quale calciatore detiene il record di reti segnate con la maglia viola? Gianpaolo Pazzini, Anche Gabriel questo. Batistuta, Luca Toni, Corta Amorin.
Ragazzi, il Lucone nazionale, Luca Toni, tutta la C'è anche vita. la canzone, no? Luca, sei per me. Sei per me. Vabbè, questa la so anch'io. Vabbè, questa la so anch'io. Il simbolo della Fiorentina è Un lupo! un giglio viola, Ponte Vecchio, Duomo di Firenze, il giglio Tutti rosso. insieme! Rispondo io, giglio viola. No. Come no? Sì, è giglio No, viola. giglio rosso. Il simbolo dello stemma della Fiorentina? Dello stemma? È un giglio rosso! Oddio, è vero, è rosso. Taglia. Tagliare! Non lo taglierò mai. La rivalità più forte sentita dalla tifoseria viola è quella contro Il Benevento. Roma, Milan, Lazio, Juventus. Di sicuro Roma, Milan e Lazio tutti Secondo insieme. me Juventus, Anche se ma è un non. po' forse la rivale di tutti. No. Anche della squadra a cui tengo io. Ai 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 Indizione, ai 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 ai
Quali erano i colori originari della maglia della Fiorentina successivamente sostituiti con il viola? Blu e giallo, bianco e blu, bianco e rosso, blu e rosso. Secondo me potrebbero essere bianco e rosso, visto che ci sono anche Il sopra Bari. stemma. Eh sì, Bari. esatto. O il Piacenza. Ah, quindi bianco e rosso? Sì. Optiamo per il bianco e rosso. Ciak, ultima Ultima domanda. domanda. In che anno la Fiorentina acquistò dal Benfica il talento portoghese Manuel Rui Costa? Oh mio Dio, che cazzo ne so. 1994, 1996, 2000, 1992. La tua risposta è... Allora, 2000 no, sono sicuro. 94, 96 o 92? 94. Non lo so, ragazzi, non lo so. 94, ora sapremo i risultati. Oh, no, vai, basta. Allora. Se no fa un gran casino e basta. Allora, voglio sapere. Facciamo così, tipo, facciamo una stima. Secondo me ne ho azzeccate almeno In 7. percentuale, perché... 70% sono 10, quindi Giusto. allora. Ne azzeccate esattamente 7. 8. 8. Vai, va bene, Non so distinto. quali, perché il test è molto bello, non me lo dice. Avrò tirato degli sfondoni clamorosi da qualche Ragazzi, parte. se sapete le risposte che ha sbagliato, per la 96. Per 96. Tanto te la fai. Ok? Fate sapere, scrivete qua sotto nei commenti quello che ha sbagliato. Vai, ok, Da vera perfetto. YouTuber, l'ho detto. Davvero youtuber. Allora, e scrivete nei commenti anche se secondo voi ha un canale YouTube lei, perché Ho un non lo so. canale YouTube, secondo voi? Se la risposta è sì, iscrivetevi, se no, non Non iscrivetevi. iscrivetevi. Quindi ragazzi, allora, speriamo che il video, speriamo perché non spero, di tutte le volte dico spero, adesso speriamo Spero anch'io. che il video vi sia piaciuto tanto, tanto, tanto. Se la volete rivedere sul canale, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete, fate un po' tutto che vi pare. Ricordatevi di iscrivervi anche a questo canale YouTube, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ah, vedi la sa.